Allora, oggi un nuovo video e sulle labbra indosso Sagittarius di Jeffree Star, che letteralmente adoro, con l'H finale. Allora, siamo qui perché ho visto un video di Elisa, Blonda Iris, trovate giù nell'info box il suo canale, comunque penso la conosciate perché la vedete tipo in ogni vlog, è la mia amichetta Elisa. E di che video si parla? Si parla del video declutter. Io ho visto che lei ha fatto il decluttering delle sue borse, quindi ho deciso di farlo anch'io. Scusate se in questo video dirò borsa anziché borsa, ma a Roma purtroppo c'è questa cosa e quindi mi viene molto più spontaneo dire borsa piuttosto che borsa. So come si scrive ovviamente, però è proprio una cadenza romana, quindi perdonatemi se vi bruciano le orecchie. Allora, direi di partire e parto prima a declutterare le pochette, dopodiché le borse, anche perché voglio rimettere a posto tutta la mia cabina armadio. Infatti sto pensando di farlo anche per i vestiti, però non so se filmerò in un vlog o ve lo farò in un video specifico, vedremo. Anzi, se avete suggerimenti scrivetemi sotto. Allora, parto con la prima che mi viene davanti, che in realtà è una sacchetta. Questa sacchetta è, mi è stata mandata da Urban Decay quando è uscita la Naked Cherry, appunto. Sinceramente questa la tengo perché può essere comoda per i picnic. Poi penso che è l'unica sacchetta che ho, non lo so, però credo di sì. Poi un'altra pochette che ho è questa qua, stile sirena, che io me l'ha mandata un sito che si chiama Beauty Big Bang e io adoro, è tutta olografica. Io la uso per, diciamo, i prodotti che testo per poi parlarvene, diciamo, nel mese successivo. Vedete, attualmente ci sono i glitter di NYX, questa la tengo sempre sulla postazione perché è proprio bella, quindi niente, questa anche la tengo. Dopodiché abbiamo due pochette molto simili della NYX. Una è diciamo fucsia, una è tipo un rosa più pescato. Sono entrambe, come vedete, delle bocche, entrambe di NYX. Sono bellissime entrambe, ma ovviamente sono identiche, quindi io ne terrò solo una. Mi piace molto più questa, che mi ricorda anche la città di Milano, quindi terrò ovviamente questa qui, mentre questa la vado a regalare perché è veramente nuova, tant'è che dentro è completamente bianca, vedete, non è per nulla sporca, quindi questa non la butto ma la regalo. Come bustine ne ho due, una che è questa qua di Kiehl's e l'altra è questa che non mi ricordo, forse sempre di NYX. Comunque questa fucsia la do via, mentre questa, essendo trasparente, per i viaggi è molto più comoda e quindi la tengo sostanzialmente perché è trasparente. Mi piace in realtà più questa perché è fucsia, sapete che io amo tutte le tonalità del rosa fucsia, però essendo che questa è trasparente è sicuramente più comoda, quindi questa la regalerò, anche perché anche qui in questo caso è veramente nuova. Ok, poi ho Dior questa pochette che purtroppo è un po' rovinata, cioè un po' zozzetta, anche se l'ho usata veramente pochissimo. Comunque dentro è figherrima, che è più scura. Questa mi piace, è proprio una di quelle classiche bustine che ogni tanto porto in borsetta, quindi questa la tengo, così come tengo anche quest'altra che avevo preso da Primark perché diciamo non è troppo grande, però ci entra il giusto per un weekend fuori, quindi la tengo. E poi quelle nere secondo me sono molto meglio. Un'altra che mi inviò, vedete, P2, è questa qua, guardate quanto è bella, e c'è scritto Beauty Victim. Questa anche la tengo perché mi piace un sacco e anche questa è comodissima da portare, perché vedete, anche se volete questi qua per i pennelli o per i campioncini, insomma sempre da viaggio, può essere molto utile. Mentre purtroppo vado a buttare questa qua di Primark perché si è rotta sia la zippetta qua, vedete, quindi è un po' faticosa, in più è tutta sporca, insomma questa ha fatto il suo corso, quindi questa via. E invece vado a regalare questa qui, che è praticamente della Yves Rocher, che mi era stata regalata, che è simile tipo legno, sembra tipo bambù, non so come, boh, non lo so, è strana, tipo quei cappelli di paglia. Questa non l'ho mai usata, ce l'ho da più di un anno se non due, quindi se non l'ho usata in questo tempo non penso la userò mo, e quindi questa la regalo. Un'altra pochettina è questa qua di Alice nel Paese delle Meraviglie, che mi era stata regalata da una mia amica quando è andata a Londra. Questa anche la terrò perché la adoro, tra l'altro ha un particolare
particolare bellissimo, ossia c'è l'orologio sulla zip. Io non so se si vedrà mai, ma c'è proprio un orologio, è carinissima questa qui, quindi questa la tengo. Due pochette meravigliose che terrò sono una di Pixie, che è tipo la PR box, che questa è comodissima, vabbè, a parte esteticamente è stupenda, ma poi dentro ha il gancio, insomma tutte queste sacche trasparenti dove potete portare le cose per i viaggi. E sul genere abbiamo anche questa qua di Too Faced, bellissima, che mi mandarono loro, che all'interno conteneva tutti i loro fondotinta. Vedete che è sporca perché l'ho utilizzata e ha queste due divisioni, e la adoro perché appunto qui ci metto le cose, insomma, che si devono vedere, tipo i liquidi se parto, e dall'altra i prodotti make up. E niente, queste due le tengo perché sono secondo me le più belle che ho e sono le più pratiche soprattutto. E le ultime due pochette sono questa qua della bellissima, che è figherrima, questa la tengo perché la sto già utilizzando, infatti dentro contiene delle cose da donna e non dico altro. E l'altra la tengo perché è termica, questo molto spesso d'estate ci porto tipo i panini al lavoro, il succo di frutta, la bottiglietta d'acqua, insomma, oppure anche per quando vado al mare. Questa era di Sabon, insomma, quindi questa è pratica e la tengo anche perché, come avete visto, termica ho solo questa. Ma passiamo ora alla parte più succulenta, ossia le borse. Allora, io come vedrete non è che ho tantissime borse di marca, anzi, però insomma quelle che ho mi piacciono e niente, devo decidere cosa dare via perché ormai sono diventate veramente tante e poi mi sono accorta che ci sono quelle che non uso. Allora, partirei da questa che è una delle ultime che ho comprato ed è una maxi bag tipo shopper, penso si chiami, di Carpisa, che ha da questo lato questo velluto e poi invece qua è tipo simil pelle. Questa l'ho usata tipo due volte, è molto bella e niente, vabbè, questa la tengo perché è proprio recentissima, cioè l'ho presa penso a dicembre o a novembre, una cosa del genere, di quest'anno, quindi cioè dello scorso anno. Sempre come shopper ho questa di Michael Kors, che in principio era bianca, adesso è tipo grigia, però questa io non riesco a separarmene, è stata la prima borsa di marca che ho avuto, si sta tutta rovinando, penso che è del 2013, quindi dovrei buttarla, però non ci riesco, finché non cadrà a pezzi o si romperanno i manici rimarrà nel mio cuore, anche perché è la borsa che uso proprio tutti i giorni da battaglia e lo si può ben vedere. Poi sullo stile un po' così, che non so come si chiama, ho questa qui che è di Lebolu, non lo so, comunque questa me la inviò un sito cinese, all'interno anche una pochette, vedete, a mano, sempre abbinata, e c'era anche il portafoglio. Io questa qua la regalo perché comunque ne ho una simile che vi faccio vedere subito dopo. La pochette la tengo in stand by perché comunque per andare a ballare, insomma, può essere carina, essendo poi che è cinese, se si rompe, insomma, non mi dispero, anche perché ha pure la catenella, quindi è pratica da portare, può essere portata anche a mano. Poi mi piace questa rifinitura del, insomma, della chiusura. La regalo perché tanto è veramente nuova e non l'ho mai utilizzata. Comunque una che ha la stessa identica praticamente forma, solo che è un rosa cipria, un rosa più chiaro, è questa qua di Michael Kors, che mi sono comprata a novembre del 2018 ed è una borsa bellissima. Ha sia la possibilità di portarla a mano sia a tracolla, vedete, ha il logo qui Michael Kors, ancora non l'ho utilizzata, eccolo qui il loghetto. E poi dentro è anche molto molto spaziosa, sia la zip se volete mettere le cose più importanti, sia comunque le chiusure, queste qua con i bottoni. A me piace un sacco, è proprio, cioè questa forma è proprio la mia preferita. E poi anche i piedini, così che non si sporca, visto che comunque quando la appoggiate, diciamo, magari molte borse toccano per terra e diventano nere. Ecco, questa essendo chiara almeno così rimane più pulita, e questa ovviamente la tengo. Molto simile a quella di Michael Kors nella forma c'è questa qua che è di Parfois, mi si è un po' sporcata nonostante io l'abbia portata una sola volta. Anche questa ha i piedini e anche questa si può portare sia a mano che a tracolla. È l'unica borsa che ho bianca, solo bianca, quindi l'ho usata una volta e mi stava rodendo perché appunto appena ho preso una botta subito si è sporcata, però diciamo che è l'unica borsa bianca che ho, quindi penso che la finirò di
distruggere e poi la darò via in caso, cioè la darò via, la butterò direttamente. Sempre di Michael Kors ho questa borsa bellissima di questo colore mezzo borgogna, melanzana, stupenda, che questa è il contrario di quella di Carpisa, ossia qui è similpelle e qua è tipo più scamosciata, più vellutata, ha le rifiniture oro, anche questa si può portare così o con le mani, perché io adoro queste doppia possibilità, in quanto a parte vabbè anche questo è il loghetto Michael Kors, in quanto comunque delle volte quando è leggera non mi pesa portarla così, ma invece quando faccio tipo la borsa di Mary Poppins la metto a tracolla, perché sennò se devo fare tanta strada non gliela posso fare, perché appunto non sono patentata, non ho mezzi, cioè vado solo a piedi, quindi ecco, per questo motivo principalmente. Quindi niente, questa ovviamente la tengo perché la adoro, ha un anno però sembra nuova, quindi questa la amo. E stessa cosa ai piedini. Una che do via è questa qua, stile animalier, perché mi sono resa conto che proprio non la riesco ad abbinare, perché comunque bene o male ho tutti i vestiti neri che hanno del pizzo e non mi piace la trama del pizzo con l'animalier, e poi comunque quando metto una cosa animalier, un vestito animalier o degli stivali animalier, insomma degli accessori animalier, la borsa fa troppo con, cioè è troppo, no? Non mi piace sostanzialmente, quindi l'ho usata una volta e basta, non la voglio. Quindi questa la regalerò, tanto è nuova, ha anche i piedini, non ha brand, almeno non che io sappia. E vera pelle, c'è scritto Made in Italy. Comunque questa qua la regalerò. Una con la stessa identica forma, più o meno, è questa qua di Carpisa blu. Questa calcolate, cioè si è sfondata qua, non so se si vede, però si è aperta, è vecchissima, questa penso sia una delle prime borse che ho preso da Carpisa, la tracolla anche è sfasciata, infatti cioè, la butto questa, non so neanche perché la tenevo, e non amo più questo colore tra l'altro di borse, quindi vabbè, niente, questa la butto sostanzialmente. Poi passiamo a quelle piccole, questa è la più recente che ho comprato, è di Michael Kors, io ho un amore immenso per le Michael Kors, infatti penso che prenderò solo borse Michael Kors, cioè mi metto i soldi da parte e me ne faccio una l'anno, perché tanto sono le borse che sfrutto di più, porto di più e che amo di più. E questa niente, la adoro, è di questo borgogna melanzana, molto simile a quell'altra, solo che questa ha tutte queste borse, che insomma a me piace tantissimo, poi anche la forma simile diciamo a questa qua grande, solo che nella versione mini, e niente, mi piace tanto, e questa ovviamente la tengo e si può portare solo a tracolla. Un'altra molto simile è questa qui, nella forma intendo, perché ha sia le borchette sia la forma molto simile. L'unica cosa è che questa ovviamente è di un sito cinese, si poteva portare anche a tracolla e la tracolla ha ceduto, infatti qua è praticamente rovinato, si sta spaccando, io non so se si potrà mai vedere da entrambi i lati, qua si è quasi completamente staccato, cioè se io tiro si rompe. Si può anche portare a mano, però insomma è abbastanza rovinata, quindi io questa la butterei sinceramente. Il colore e la forma mi piacciono un sacco, sono molto belle queste di questo colore qui un po' cammello, infatti me ne prenderò sicuramente un'altra perché io non ho borse di questo colore. Poi del brand Guess, diciamo tipo Pochette, ho questa qua bellissima, bianca e rosa, che è un po' stile, non lo so, mi piace un sacco, l'ho presa all'outlet, l'ho pagata pochissimo, tipo 30 euro a la tracollina, e questa niente la tengo perché mi piace un sacco. Le borse di Guess, se andate all'outlet raga, vi vengono come quelle di Carpisa, purtroppo si rovinano, ho notato, mentre quelle di Michael Kors si rovinano con molta difficoltà, però ecco, se volete magari una marca e spendere poco, secondo me vanno più che bene. L'altra di Guess è questa la uso per la sera, è bellissima, ogni volta che la indosso mi fanno i complimenti, e infatti io e Elisa ce la siamo fatta uguale, ha questa cinturina tipo in oro e questa è la borsa, è bellissima, cioè a me piace tantissimo, poi sembra piccola ma in realtà c'entra veramente tutto, e questa ovviamente la tengo. Sempre di Guess, guardate questa come si è rovinata, a parte qua si sta rovinando proprio la pelle, ma poi in generale si è sporcata, io ho provato a pulirla con latte e detergente ma non va via, peccato perché questa mi piace un sacco, però
qua si sta spellando tutta, vedete? Quindi questa raga a malincuore purtroppo mi tocca buttarla, perché sennò sembro tipo una barbona se vado in giro così. Quindi questa la butto, e questa aveva 2 anni, quindi neanche tanto. Infatti penso che le borse di Guess non le comprerò più, perché anche ad esempio la Michael Kors, che ha davvero tanti anni, cioè gli si stanno rovinando magari tipo queste, le giunture, queste cose, ma la pelle è rimasta uguale, cioè la pelle, insomma, quello che... il materiale della borsa, non so se siano vera pelle o no. Di Louis Jo ho questo bauletto qua, che non l'ho mai indossato. L'ho indossato, diciamo, solo quando me l'hanno regalato, perché è un colore che difficilmente indosso, è più autunnale. Però in autunno io ho le borse grosse, perché ci metto un sacco di roba, quindi non l'ho mai indossata. Mi riprometterò di sfruttarla. Anche vedete la tracolla, questo è un colore, non so come definirlo, perché non è carta da zucchero, sembra tipo un blu sporco, insomma, boh. Fatemi sapere voi come l'abbinereste, e se è passata di moda, o se voi la usereste ancora, perché è veramente vecchia, ma è nuova, cioè non l'ho mai indossata, veramente l'ho indossata apposta quando me l'hanno regalata per il compleanno 2 o 3 volte, poi comunque non costa neanche poco questa, quindi boh, vabbè, per ora la tengo. Come altra tracolla ho questa qui di Carpisa, che anche questa ci sono molto affezionata, perché è stata la mia compagna di viaggi. Infatti è veramente tanto spellata e rovinata, però mi piaceva un sacco, perché ha sia la nappina, sia poi può essere portata a tracolla, vedete, o anche insomma sulla spalla. E poi, anche se sembra microscopica, veramente ragazzi si può praticamente riempire tutta quanta, voi la chiudete, è brutta esteticamente ma c'entra di tutto, e per i viaggi è sempre stata molto comoda. Però non so se si vede, ma qua è spellata, qua è spellata, qua è spellata. Devo trovarne una molto simile, anzi se voi ne conoscete ditemelo, perché era praticissima. Questa la butto, perché ha fatto il suo tempo. Poi come zaino ho solo questo, è abbastanza nuovo, insomma, me l'hanno regalato nel 2017 a dicembre, quindi comunque è nuovo. Ha tutte queste borchie, è molto bello, purtroppo non so il brand, non c'è scritto, comunque mi piace. E questo per le gite, quelle cose là, lo tengo, anche perché è verde militare. Io l'unica borchetta che si è rovinata è questa, quindi finché non se ne rovinano altre lo tengo, ma è molto comodo. Comunque devo farmi, ho notato, una borsa tipo verde militare, cammello e nera, perché cioè io non ho borse nere, raga. E il nero mi fa schifo, perché comunque mi vesto sempre di nero, quindi con la borsa cerco di mettere colore. Allora, siamo quasi alla fine. Allora, ho questa qui di Gianmarco Venturi, non so se lo conoscete, ma io lo trovo tipo al Globo. Che questa è una di quelle pochette che utilizzo, diciamo, per andare in discoteca o a qualche tipo matrimonio. Cioè, è veramente una di quelle pochette che si usano una volta l'anno, ma che secondo me devono rimanere nell'armadio. Di conseguenza questa la tengo, anche perché non me ne vorrò mai comprare un'altra per tenerla, cioè per usarla una volta l'anno. E poi ho quest'altra che mi inviò il sito Le Sara, che ha questa catenella oro, è fatta tutta oro. Questa è molto 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 carina, la utilizzo, l'ho utilizzata e la utilizzerò anche quest'anno d'estate, perché mi piace veramente tanto, risalta un sacco con l'abbronzatura. Poi è molto comoda d'estate, la sera, quando si esce, insomma, che non si deve portare chissà quanta roba, è molto pratica, anche da portare diciamo nei bagagli, non occupa per niente spazio. E l'ultima borsa che ho, che ha un valore affettivo, perché è la borsa dei miei 18 anni, ragazzi, questa borsa ha 10 anni, è di Hello Kitty. È di Hello Kitty, è veramente tanto rovinata, cioè qua si è praticamente staccato il manico, e anche questo si sta staccando, e è passata assolutamente di moda. Aveva questi pompon, ma io adoravo Hello Kitty, tant'è che al mio 18esimo c'ho anche la torta con la stampa di Hello Kitty. Questa la vorrei tenere per ricordo, perché è stato il regalo di mia sorella e del mio ragazzo, però non lo so, perché occupa solo spazio e non la uso. Quindi questa non lo so, questa la tengo finché voi non vedete online questo video, e voi mi direte, vi lascio qui il sondaggio, se tenerla come ricordo o se buttarla. Io sono più per il tenerla, però penso pure che alla fine occupa lo spazio di una borsa che potrei sfruttare. Alla fine non è, tra virgolette, bello legarsi alle cose materiali per i ricordi. Quindi non lo so, sono indecisa, quindi sta a voi decidere il destino di Hello Kitty. Niente,
niente ragazzi, questo era il mio video del decluttering. Vado a contare le borse che regalo, che sono sostanzialmente due. Questa la devo far vedere a mia mamma, quindi siamo a tre. Tre le butto e sono una, due e tre. Poi regalo tre pochette e una la butto. Quindi in sostanza ben 10 prodotti sono andati via. E mi sento molto soddisfatta perché se contate tipo le mie borse insieme alle pochette, penso arriverò tipo a 25-30 pezzi. E averne dati via 10 su questa cifra, ecco, secondo me sono stata bravissima. Detto questo, vi mando un bacio, spero che il video vi abbia tenuto compagnia. Se vi va, ci rivediamo al prossimo. Lasciatemi se volete un commentino qui sotto. E noi se va, ci rivediamo alla prossima. Ciao!